personaggio della bambina che sembra uscito dai libri di Astrid Lindgren, penso ovviamente a Pippi Calzelunghe. Allora volevo sapere come l'aveva pensato. C'est vrai que le titre français du film, c'est Le renard et l'enfant. L'intérêt du mot enfant, c'est qu'il est neutre, c'est-à-dire que c'est ni un garçon, ni c'est une petite fille. Moi, je voulais vraiment raconter l'enfance dans ce qu'elle représente de plus essentiel, de plus symbolique finalement, tout comme un personnage de conte, comme vous l'avez bien noté. Et j'avais vraiment envie que ce film ait la forme d'un conte, dans son aspect, je dirais, esthétique, dans son aspect formel. Justement pour qu'on puisse aller à l'essentiel dans cette histoire-là. C'est vrai que vous avez bien noté qu'il n'y a pas ses parents. Ses parents, on sait qu'elle a des parents, mais on ne les voit jamais. On sait qu'elle va à l'école, mais on n'y va jamais. Finalement, ce qui pour moi était essentiel, c'était le cœur de cette rencontre. Tout comme dans un conte, on se dépouille totalement du réel, du matériel. Et c'était vraiment une volonté très forte. Également, parce que je sais que dans un conte, on peut mettre énormément de degrés de lecture. Et c'est vrai que dans ce film, vous avez un premier degré de lecture qui, je dirais, peut-être finalement destiné aux enfants, mais vous avez un deuxième degré de lecture et sans doute plus derrière, peut-être sans doute plus destiné aux adultes, qui en tout cas, moi, me ressemble plus, je dirais, ou différemment, qui est la réflexion et qui est effectivement tout le cheminement de cette idée qu'on a évoquée dans la question précédente. Beh, dovete sapere che il titolo in francese Le renard et l'enfant, cioè, che è una parola neutra, cioè non indica né maschio né femmina, appunto la volpe e il bambino usato nella sua accezione neutra, proprio perché io volevo utilizzare l'infanzia, quindi i bambini anche nella loro accezione simbolica, in quella che è la loro essenza, e quindi fare un film che fosse appunto un racconto, quasi una favola. Quindi questo film ha veramente nella sua struttura formale, nella sua struttura estetica, appunto, la forma di un racconto che utilizza delle cose molto molto semplici per arrivare all'essenziale, al cuore delle cose. Per esempio, noi sappiamo naturalmente che questa bambina ha dei genitori, ma i genitori non li vediamo mai. Si dice che lei va e ritorna da scuola, ma la scuola non la vediamo mai, proprio perché voleva arrivare al cuore del racconto. E la favola ci dà l'occasione proprio di liberarci del materiale, delle cose reali e di raccontare solo quello che è appunto il reale, magico, la favola. Sicuramente questo film può avere, si presta a diversi livelli di lettura, uno che è quello più immediato, che sicuramente è più rivolto ai bambini, e un altro o degli altri che forse mi rispecchiano più da vicino a me in quanto adulto, che sono un po', rispondono anche a quelle che sono state poi le domande precedenti sul film. Questi luoghi così incontaminati, perché ormai la presenza dell'uomo anche nella natura, nei boschi, sulle montagne, è fortissima. E poi sono veramente così, o è stata la sua macchina da presa che ha inquadrato su posti appunto incontaminati? Je vois sourire Marco Melodia qui est ici et qui nous a accompagnés durant tout le film. Vous savez, ce film, on l'a tourné à côté de chez vous, on l'a tourné dans le parc national des Abruzzes. Donc on n'est pas allé chercher le bout du monde. On l'a tourné également dans le Jura, en France. Pour moi, il était extrêmement important que ce pays soit habité, que ça ne soit pas une petite fille comme ça qui soit perdue au milieu d'une nature absolument sauvage, indomptée. Pour moi, je voulais que les paysages soient à la fois sauvages, mais également façonnés par l'homme. Vous avez vu des bois qui sont coupés, on sent la main de l'homme partout. Et pour moi, j'ai cet idéal, j'ai cette utopie peut-être d'une réconciliation possible entre la nature et l'homme. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Encore une fois, je n'ai pas fait ce film en Sibérie, au Kamtchatka ou en Antarctique. Je l'ai fait vraiment près de chez nous, dans des endroits qui sont habités. Parce que je crois vraiment profondément que l'homme et les animaux peuvent vivre ensemble. Beh, qui c'è Marco Melodia che ci ha accompagnato durante la realizzazione del film e quindi poi forse anche lui potrà raccontare qualche cosa. E dovete sapere che molto del film è stato girato nel Parco Nazionale d'Abruzzo, quindi proprio qui vicino a voi, mentre un'altra parte del film è stata girata sulle montagne del Jura. E quindi io ho voluto sicuramente far vedere un paesaggio che non fosse un paesaggio soltanto estremamente selvaggio, ma un paesaggio in cui ci fosse la presenza dell'uomo, un paesaggio abitato, e quindi anche perché non volevo dare l'idea di questa bambina spersa da sola in una natura totalmente selvaggia e quindi molto anche difficile per l'uomo. Vedete, ci sono per esempio dei boschi tagliati, quindi si capisce che ci sono gli uomini sono intervenuti in questa natura, c'è la sua casa, la scuola dove lei va.
Quindi sicuramente proprio perché io sono convinto di questa cosa che forse è un po' un'utopia, ma che secondo me uomo e natura possono riconciliarsi, possono tornare a vivere insieme. E quindi per questo non ho girato un film in Kamchatka o in Siberia, in luoghi lontani inaccessibili, ma ho girato un film qui, dietro casa nostra, appunto vicino Roma o là dove sono nato, proprio per mostrare che forse uomo e natura possono vivere insieme. Buongiorno, un altro paragone letterario inevitabile è quello con l'episodio della volpe nel Piccolo Principe. E io ho avuto l'impressione che soprattutto nel metodo di approcciarsi alla volpe la bambina ricalcasse un po' anche quello che diceva invece la volpe nell'episodio del libro. Avete in qualche modo durante la lavorazione utilizzato come paragone questo bellissimo romanzo, oppure è stato solo un caso? Je crois qu'il n'y a pas de hasard. En écrivant ce film, j'ai été frappé par le nombre de contes qui me revenaient en mémoire, qui sont les contes de l'enfance, qui sont tout cet imaginaire, tout ce qui nous aide finalement à comprendre ce qu'on ne comprend pas, et la nature fait partie des choses qu'on a du mal à comprendre. Moi, j'ai beaucoup aimé Le Petit Prince, c'est pour moi un livre sublime. C'est vrai que je n'ai pas pensé au Petit Prince immédiatement. Pour moi, le Petit Prince, c'est quelque chose d'extrêmement symbolique. Le renard du Petit Prince, c'est un renard qui parle, est un renard extrêmement symbolique. Moi, j'avais envie, au contraire, pour que cette histoire soit intéressante, que la petite fille ait affaire à un renard qui soit extrêmement sauvage, qui soit naturel, puisque ce renard sauvage, entre guillemets, va la pousser dans ses retranchements, va la pousser dans ses paradoxes, ce qui n'est pas du tout le cas du Petit Prince, par exemple. Donc je crois que c'est vraiment deux approches qui sont relativement différentes. Et c'est vrai que c'est presque un hasard si Saint-Exupéry, le Petit Prince et ce film parlent de renard, parce que je crois que, encore une fois, moi, ce qui comptait vraiment dans ce film, c'est d'avoir affaire à un animal sauvage, et le renard, pour moi, était un animal intéressant, dans le sens où c'est un animal probable. Si vous allez vous promener dans les bois demain, dans les Abruzzes, vous risquez de rencontrer un renard. Et ce film n'aurait pas été aussi pertinent, je crois, si j'avais travaillé avec des loups, avec des ours, ou des animaux beaucoup plus gros, beaucoup plus dangereux. Donc c'est vraiment un choix, je dirais, de comédien, plus une ressemblance avec le Petit Prince qui m'a intéressé. Beh, sicuramente non c'è nulla di casuale. Quando ho scritto questa sceneggiatura sicuramente mi sono venuti in mente tantissimi dei racconti proprio per bambini che parlano della natura, che parlano di questi animali, perché spesso i racconti per bambini, proprio perché scritti in maniera semplice, ci aiutano a capire ciò che invece spesso a noi sfugge, e la natura è un qualcosa che forse a noi adulti a volte ancora sfugge. Devo dire che io ho adorato e adoro Le Petit Prince, Piccolo Principe, è un racconto sublime, un libro sublime, anche se poi, diciamo, praticamente mentre scrivevo questo film sicuramente non ci ho pensato, anche perché la volpe di cui si parla nel Piccolo Principe è una volpe molto simbolica, una volpe che parla, mentre io qui in questo film volevo invece una volpe che fosse assolutamente reale, una volpe selvaggia, cioè che fosse proprio un animale. Quindi sicuramente due approcci totalmente diversi e diciamo forse è un po' un caso se il Piccolo Principe e questo film quindi parlano, hanno come protagonista una volpe, ma per me era fondamentale in questo film avere un animale selvaggio, appunto come la volpe, ma un animale che fosse possibile, che fosse facile anche incontrare. Se magari domani qualcuno di voi va a fare una passeggiata al Parco Nazionale d'Abruzzo, forse le incontro una volpe. Diverso sarebbe stato se avessi fatto un film con un orso, con un lupo, con degli animali forse più pericolosi e più grandi, che quindi non sarebbe stato un incontro così probabile.